Siamo con il sindaco di Rieti, Simone Petrangeli. Finale davvero splendida, entusiasmante del Memorial Luca Lunari 2014, grande coinvolgimento di pubblico e soprattutto il sorriso dei giovani, la determinazione di giovani proiettati verso il futuro. Un bel messaggio, soprattutto dopo la serata davvero emozionante di ieri, musica dello sport, musica del cuore. Sì, sono 5 anni che c'è stato il sisma all'Aquila, una tragedia di dimensioni assolutamente storiche, epocali purtroppo. Il modo migliore per ricordare Luca e tutte le vittime, le giovani vittime del sisma di 5 anni fa, è vedere i bambini giocare in questa struttura. C'è stata una partecipazione straordinaria non solo dei ragazzi ma anche delle famiglie, delle società sportive che hanno aderito. Siamo molto contenti che ci sia una squadra dell'Aquila che è venuta e ha partecipato a questo quinto Memorial Luca Lunari. L'amministrazione comunale è sempre vicina alle famiglie delle vittime e vuole contribuire a coltivare la memoria di chi prematuramente ci ha lasciato 5 anni fa nella tragedia dell'Aquila. Lo sport per i più piccoli, i vivai, lo sport per tutti è la vera ambizione che dobbiamo coltivare, soprattutto noi che abbiamo il compito di amministrare la cosa pubblica, perché lo sport può essere una grande palestra di educazione civica e credo che proprio per questo sia necessario lavorare affinché tutti i nostri figli e tutti i nostri nipoti possano fare sport. E Rieti Centro d'Italia ha vinto una grande partita con la vicinanza a questo Memorial e oggi sugli scudi anche la squadra dei giovanissimi. Sì. Davvero un'impresa epica contro grandi squadre, assolutamente. Sì, assolutamente sì, evidentemente il ricordo di Luca li ha spinti a fare una prestazione assolutamente straordinaria. Siamo contenti perché una squadra della nostra città ha vinto questo Memorial, la prima volta sì. Che succede, e quindi insomma significa che abbiamo un vivaio che dobbiamo coltivare e sostenere il più possibile. Grazie Simone Petrangeli, sindaco di Rieti. Grazie. Grazie a voi.